auguri a questo Natale Giallo Blu edizione 2011, è un Natale Giallo Blu con tantissimi presidenti di club, attenti, insomma tutte persone che sono vicine al Parma e alla squadra e alla società. Un ringraziamento naturalmente in primis per il 30° anno del centro di coordinamento di Parma Club che si festeggia in questo 2011. Ovviamente in questo caso appunto questo primo applauso va dedicato idealmente a Angelo Manfredini, presidente, che sta guidando il centro di coordinamento in questo 30° anno di attività. Ma come sempre questo è un appuntamento importante anche perché è il momento della consegna di alcuni riconoscimenti, è il momento della, così, proprio della chiusura dell'annata, non dell'annata agonistica, ma proprio dell'anno, e quindi anche il momento, oltre che degli auguri, anche per consegnare un riconoscimento che è giunto all'11ª edizione, che ormai è un appuntamento importante per i tifosi del centro di coordinamento di Parma Club, che è il Giallo Blu d'Oro, che è arrivato appunto all'11ª edizione. Angelo è quindi arrivato proprio con l'idea di premiare ogni anno, di dare un riconoscimento ogni anno a qualcuno che, dirigente, giocatore, tecnico, si fosse particolarmente distinto nell'annata, e ogni anno naturalmente è stato assegnato, e così è una tradizione che continua e che il centro di coordinamento porta avanti con grande così entusiasmo e volontà. E quest'anno lascio naturalmente il compito a Angelo di annunciare a chi il consiglio direttivo del centro di coordinamento ha deciso di assegnare l'edizione 2011 di questo riconoscimento. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Grazie a tutti i presenti, grazie, sarebbero tanti da ringraziare. Che dire, quest'anno è un'annata importante, un'annata che veramente mi emoziono anche. Cioè oggi compie 30 anni il centro coordinamento Parma Club. 30 anni. 30 anni non sono pochi, magari c'è anche gente che l'hanno fondato da prima, però 30 anni sono importanti, un traguardo importante, un traguardo dove, come tutte le cose, a 30 anni si dovrebbe raggiungere la maturità per poi guardare al futuro della vita. In questi 30 anni è successo tante cose, e tutte, posso dire, tutte belle, veramente. Cose brutte non ci sono state, perché comunque anche a che fare con una squadra, e che quando questa squadra è il Parma, sicuramente ti diverti spesso. Un grazie a... questa sera purtroppo è presente solo un presidente, un ex presidente, Mario Venturi, che tra l'altro è il fondatore del centro coordinamento. Franco Grossi e Paolo Migliori per impegno sono potuti essere presenti. Un grazie alla società, che senza il Parmacalcio noi qua non saremmo presenti, non esisterebbe il Parmacalcio, non esisterebbe noi come tifosi. Per cui un grazie al Parmacalcio, poi che dire, un grazie a voi. Perché comunque voi, a tutti gli iscritti del centro coordinamento, devo dire grazie, e penso di poterlo dire anche a nome di chi mi ha preceduto. Grazie, perché senza voi iscritti il coordinamento, come dicevo prima, senza la società non esisterebbe. E un grazie a voi che collaborate con noi, collaborate con il consiglio, collaborate in tutte le iniziative che noi cerchiamo di fare. Per cui un grazie veramente di cuore a tutti i tesserati del centro coordinamento. Non lo sapete, no, ve lo dico adesso, in anteprima. Abbiamo fatto fare un libro dove rilega tutti i 30 anni, tutta la vita del centro coordinamento dall'81 a oggi.
un libro dove ci siamo e ci siete tutti, perché comunque dall'81 a oggi abbiamo raccolto tutte le fotografie, tutte le iniziative, tutte le cose più belle che il coordinamento ha vissuto. Abbiamo fatto fare poi anche per i presidenti di tutti i Parma Club un omaggio, un orologio dove richiama il trentennale del centro coordinamento, cose che poi queste qua verremo a darle durante la serata. Questa sera, in questo momento, come diceva Zurlini, che tra l'altro Zurlini anche lui è stato ai suoi tempi un fondatore di un Parma Club. Niente, veniamo al dunque, come si suol dire. Questa sera consegniamo l'11ª edizione del Giallo Blu d'Oro. Come tutti sapete, il Giallo Blu d'Oro viene consegnato alla persona che il campionato scorso, per cui vuol dire 2010-2011, si è messo in maggiore come dire, evidenza all'interno durante l'annata calcistica. Questo premio viene deciso dal consiglio del centro coordinamento, poi da tutti i presidenti, per cui la votazione è stata unanime, veramente nessuno ha astenuto, nessun contrario. Quest'anno il premio abbiamo deciso di consegnarlo a una persona che secondo me veramente ha fatto tanto, si è resi felici veramente. Mister Franco Colomba. Franco Colomba, allenatore dell'ultima parte della passata stagione, ha portato a Parma la Salvezza con una serie di straordinarie imprese, ed ecco la consegna del riconoscimento da parte di Angelo Mattaniglia, Franco Colomba, capo d'oro 2015, assegnato all'allenatore del Parma, Franco Colomba. Arrivato.